buongiorno, questo è il buongiorno di Mattino 6 per oggi giovedì 19 novembre. Come sempre iniziamo ricordando il santo del giorno, oggi si ricorda Santa Matilde di Akeborn. Vediamo subito la sua storia. Nasce attorno al 1240 nel castello di Elfta in Sassonia da una delle più nobili e potenti famiglie della Turingia, i von Akeborn. La sorella maggiore, Gertrude, è badessa nel convento di Elfta e all'età di 7 anni Matilda viene accolta come educanda nel monastero benedettino di Rodardorf. Qui la sua vocazione cresce e la giovane decide di indossare il velo. Nel 1258 raggiunge la sorella maggiore a Elfta, dove 3 anni più tardi le viene affidata la cura di una giovane monaca che resterà nella storia con il nome di Santa Gertrude la Grande. Proprio a quest'ultima Matilde confesserà le proprie visioni mistiche. Da queste confidenze nascerà poi uno dei libri più noti della mistica medievale, il libro della Grazia Speciale. Matilde, particolarmente dotata nel canto, cura e dirige il coro del monastero e per questa sua qualità sembra che lo stesso Dante si sia ispirato a lei per la figura di Matilda del Purgatorio. Muore nel monastero di Elfta nel 1298. L'etimologia del suo nome deriva dal tedesco e significa forte in guerra. Per questa giornata da parte nostra gli auguri a tutte coloro di nome Matilda. Vediamo i titoli di apertura dei quotidiani, iniziamo dalle pagine del Centro. Muore nello schianto a 26 anni, frontale tra auto all'uscita Pescara Ovest dell'A14, la vittima è di Chieti. A centropagina la tragedia dell'Aquila, morte nel rogo dell'auto, il dolore della famiglia. Brioni avvia i tagli, 50 esuberi, pene e allarme per il nuovo piano dell'azienda di moda. Nelle cronache un caso al giorno, donne picchiate pure per la spesa, 300 in ospedale. Queste sono cronache di Pescara. E poi la protesta, alluvione 2013, mai pagati i danni alle ditte. Su Montesilvano 16 comuni appalto da 10 milioni per i rifiuti. Di taglio alto alla Jihad su Roma e Milano, l'allarme dell'FBI. Blitz a Parigi contro i terroristi, 3 morti. Vediamo anche i titoli di apertura del Messaggero nelle pagine dedicate all'Abruzzo. Ancora sangue sulle strade. Giovane di Villa Santa Maria muore in un frontale sulla rampa d'accesso dell'A14. Donna e figlia carbonizzate nell'auto a Barisciano, per la strage è indagato il padre. Statale 17 riesplode il nodo della sicurezza. E poi siti sulla variante urbanistica, scatta una superperizia. La procura di Pescara accelera sul complesso, candidato a ospitare gli uffici della regione. A centropagina Pescara, i progetti bloccati dai veti, il ponte sul cielo, i sogni nel cassetto. Di spalla a Pescara indulgenza chi lavora per la Caritas. E poi di taglio alto INPS, il presidente Boeri, l'Aquila ha futuro anche con i pensionati. 6 aprile partono i lavori per il Parco della Memoria, acqua protagonista. E poi la convention Massoneria Montesilvano, le logge del Mediterraneo. Vediamo anche i titoli di apertura del quotidiano La Città. Un centro migranti nel convento, la diocesi trasforma il complesso dei Cappuccini di Campli in una struttura di prima accoglienza. A centropagina San Gabriele, il deputato Sottanelli, rafforzare la sicurezza, obiettivo sensibile. E ancora narcotizzò l'amica per rapinarla, processo il rosetano che offriva liquori al sonnifero. Sulle cronache Cerrano, Parco Marino, Conti Rosso dopo D'Orazio. E poi difesa da inventare, il Teramo perde anche Brugaletta contro il Rimini. Ancora economia, Parallelo 24, vince la guerra tra start-upper. In fondo al bosco da oggi nelle sale il film sceneggiato dal teramano Davide Orsini. Basket, il derby prosegue tra i presidenti di Chieti e Roseto. Di taglio alto Giulianova, rimpasto di giunta sempre più vicino, Verdecchia e Cameli riconsegnano le deleghe. Politica, D'Alfonso si scorda ancora della vibrata. E ancora il PD di Teramo fa l'offeso con il leader D'Alfonso. Questi dunque i titoli di apertura dei quotidiani, prima di sfogliare le pagine, come sempre il consiglio delle nostre stelle. Vediamo. Ariete, impegni domestici e di lavoro potrebbero rendervi un po' insofferenti, ma grazie alle ottime riserve d'energia riuscirete a portare tutto a termine. In amore siete poco propensi a concedere deroghe alle responsabilità del partner. Toro, buon momento per impegnarsi a fondo nel lavoro. Se operate alle dipendenze altrui, cercate di fare di tutto per dimostrare di essere affidabili.
Se avete un'attività autonoma, state particolarmente attenti all'organizzazione. Gemelli, è delizioso questo momento astrale, allegro e positivo, meritevole di programmi speciali. Professionalmente avrete successo e potrete mettere a fuoco i progetti che vi stanno particolarmente a cuore. L'amore è in cima ai vostri pensieri. Grazie al sostegno degli astri e alla vostra abilità, vi muoverete tra gli impegni di una giornata densa di opportunità e ricca di incontri. In campo professionale, la fatica non vi spaventa, tanto più che si ventila l'ipotesi di un aumento di stipendio. Leone, non siate sordi al richiamo della bella stagione che vi invita a concedervi qualche pausa di relax, magari in compagnia dei vostri vecchi amici. Concedetevi una serata a tu per tu con il partner, ma fate in modo che sia lui a prendere l'iniziativa. Vergine, è il vostro momento. Se avete un traguardo ambizioso da raggiungere o un affare d'oro da concludere, programmate per bene le vostre azioni in modo da arrivare al dunque in questo giorno favorevolissimo. L'amore va per il meglio. Bilancia, giornata complicata, distrazione e scarsa concentrazione saranno i vostri peggiori nemici, soprattutto se avete un'attività autonoma. In amore, non lasciatevi lusingare da facili avventure, per i single si prospetta un periodo roseo. Scorpione, vi porrete mete davvero ambiziose e saprete anche perseguirle con metodicità ed energia. Giornata molto benevola, quindi, per quanto riguarda la sfera professionale, brillanti passaggi planetari segnalano la possibilità di realizzare progetti importanti. Sagittario, il cielo odierno vi vuole bene, fantasia, grinta e inventiva vi permetteranno di prendere iniziative che potranno avere piacevoli risvolti sotto il profilo economico. Saranno di vostro gradimento i programmi serali degli amici. Capricorno, l'umore oggi non è al top, ma se ciò cui aspirate è raggiungere risultati grandiosi e duraturi, non vi resta che fare buon viso a cattivo gioco. Coltivate il rapporto affettivo con amore e passione, non frenate i vostri slanci. Acquario, tutti i progetti nuovi sono favoriti dal cielo del giorno. Più avveniristi ci sono, meglio sarà. La luna porterà fortuna a tutti coloro che si occupano di informatica o pubbliche relazioni. Occupatevi del fisico. Pesci, le possibilità di ampliare la vostra attività saranno numerose e per quasi tutti si presenterà quella famosa occasione che permette di dare una svolta positiva al lavoro. Non si escludono nuove conoscenze, un modo per esaudire quel bisogno di novità. Iniziamo a sfogliare le pagine del centro, in apertura ancora gli attentati di Parigi, attacco all'Europa, Parigi il blitz anti-jihad, 3 uccisi, 8 arresti, a Saint-Denis assalto al covo dei terroristi, progettavano nuovi attacchi, fonti di stampa, morto anche Abdelhamid, mente delle stragi di venerdì. In retroscena il terrore al volto di una donna, Asna prima, kamikaze in Europa, cugina dello stratega Abaoud. E ancora la guerra in casa, l'alba da incubo tra droni e cecchini, migliaia di residenti bloccati in casa per oltre 7 ore, ma ora torniamo alla vita normale, questo che odiano. Addio a Diesel, il cane poliziotto ucciso nell'assalto. Chi è il fantasma dalle rapine alle esecuzioni di infedeli? E poi ancora, sempre sulla pagina dedicata all'attacco di Parigi, allarme FBI su Scala, Duomo e San Pietro. Segnalati da USA 5 nominativi sospetti, tensione per il giubileo, misure di sicurezza al massimo livello anche a Napoli e a Torino. La paura contagia la Germania, per la cancelliera Merkel, giusto annullare la partita, ma la vita deve riprendere.
Leader dell'ISI in fuga da Raqqa verso l'Iraq. Continuano i bombardamenti della coalizione USA di Francia e Russia contro la capitale del califfato. E poi dichiarazioni di Renzi, no a leggi speciali e più soldi sulla sicurezza. Intervista del Premier a Sky, dobbiamo avere il coraggio di non rinchiuderci. Mattarella dichiara garantire l'incolumità senza rinunciare alle libertà conquistate. E ancora lo Stato Islamico, una bomba lattina per far saltare l'aereo russo. Hollande, vogliono rubarci la vita, il presidente della Commissione europea Juncker, le spese della lotta al terrore saranno fuori dal patto di stabilità. Marsiglia ha coltellato in città un professore ebreo. E poi l'attacco all'Europa, la grande guerra che divora la Siria, ecco le forze in campo, Russia e Iran con Assad, gli USA con i ribelli, ma ora l'obiettivo è cancellare lo stato del terrore IS. Un agguato missionario di Lucca ferito in Bangladesh. Apriamo la pagina dedicata all'Abruzzo, si parla di previdenza e riforme, le pensioni, la media a 600 euro, Boeri più uscite flessibili, il presidente dell'INPS all'Aquila parla di sostenibilità sociale e reddito minimo a 55 anni. In Abruzzo il piatto piange, i pagamenti superano di 2 miliardi e mezzo le entrate. Vediamo la stessa notizia riportata anche dal quotidiano Il Messaggero sulla visita all'Aquila ieri di Boeri, INPS, quartier generale al centro dell'Aquila, rinasce la storica sede. Il presidente nazionale Boeri ha benedetto l'avvio del cantiere. Allarme sull'esiguità delle pensioni in regione, solo 600 euro al mese. E allora ieri c'è stata questa importante visita per la riapertura dello storico ufficio. Vediamo tutto in questo servizio. Anche per noi, come per tutti gli aquilani, è importante riaprire una sede prestigiosa nel cuore del centro storico. Parola di Tito Boeri, il presidente nazionale dell'INPS, che ha cominciato la sua giornata aquilana partecipando come ospite d'onore alla cerimonia di avvio dei lavori di ristrutturazione della storica sede della direzione regionale INPS, su Corso Federico II, distrutta dal sisma del 2009. Il palazzo, pregiato esempio dell'architettura del ventennio, questo prevede l'appalto affidato alle imprese molisane Indaco e Califel, dovrà essere restaurato e riqualificato in sede mesi con un intervento dal costo di 5,1 milioni di euro. Si vede che è una città che avrà un futuro, si vede dei cantieri che ci sono, poi ha aggiunto Boeri guardandosi intorno. Questo fa ben sperare anche per l'arrivo di persone da fuori, anche di nuovi pensionati. Il sistema pensionistico si regge sull'equità. Chi oggi lavora e paga le pensioni alla vecchia generazione lo fa nell'aspettativa che quando verrà il suo turno sia trattato nello stesso modo. Su questa consapevolezza ribadita dal presidente nazionale Tito Boeri si basa anche l'operazione Trasparenza, rappresentata al bilancio sociale dell'INPS Abruzzo, illustrato oggi a Palazzo Silone all'Aquila. Nocciolando i numeri si scopre che ammontano a 4,6 miliardi le prestazioni erogate nel 2014 a 427 mila pensionati. E anche però che solo l'11% dei pensionati percepisce assegni superiori a 800 euro, mentre l'importo medio delle pensioni di anzianità si attesta ai 600 euro, ancor meno per le donne. L'equità è data anche da quanto un lavoratore ha versato, sottolinea il presidente regionale INPS Enrico Paone, e dunque andrebbero sanate alcune iniquità, ad esempio i ricchi vitalizi dei parlamentari e degli ex consiglieri regionali. Ed è proprio in nome di una maggiore equità che Boeri, anche all'Aquila, rilancia la proposta del reddito minimo garantito da 600 euro mensili per gli over 55. Milioni di precari avranno una pensione. Noi abbiamo dato la possibilità a tutti i giovani, ai lavoratori precari, perché sono soprattutto giovani che sono lavoratori precari, di poter simulare la loro pensione futura. Quindi la risposta ce l'hanno loro guardando la loro situazione individuale. Deprimente come risposta? Non è una situazione così deprimente, certamente per molti la situazione è difficile, però anche queste persone che hanno poi visto che la pensione sarà bassa, che hanno dovuto rivedere al ribasso le loro aspettative, ci hanno ringraziato. Ringraziato per il servizio offerto. E gli interventi che noi abbiamo prospettato e proposto vanno proprio nella direzione di aiutare i giovani, perché facilitano l'ingresso nel mercato del lavoro per i giovani, rendono la loro situazione in futuro, la proteggono perché creano un reddito minimo dai 55 anni in su.
Scatta l'allerta meteo in Abruzzo per il freddo in arrivo e arrivano anche i fondi della regione. Alle province 450.000 euro in considerazione delle previsioni che danno in arrivo un brusco calo delle temperature, anche di 15 gradi, con gelo e vento nei prossimi giorni. A tal fine la regione ha sbloccato 450.000 euro per il piano neve 2015-2016 da destinare alle province a seconda della lunghezza delle strade provinciali. Le precipitazioni nevose delle passate annualità e le difficoltà viarie dovute ai fenomeni di dissesto. E poi ancora fondi, sempre dalla regione, alle scuole di 3 comuni. La giunta regionale ha assegnato fondi, annualità 2012-2013, del piano regionale di interventi strutturali e antisismici su edifici scolastici pubblici a rischio sismico. Il piano prevede una spesa complessiva di 1.636.320 euro. La ripartizione verrà effettuata tra la scuola elementare di Guilmi, la scuola materna Palmoli e la scuola elementare Villa San Vincenzo di Guardia Grele. Andiamo avanti. Energia, una sfida per l'impresa. Pescara, efficientamento e risparmio al centro del convegno di Affari e Finanza di Repubblica. E poi le misure, stabilità, pioggia di micronorme dalle terme alla pesca. Pescara, la tragedia allo svincolo Pescara Ovest, frontale in autostrada muore un ragazzo di 26 anni. L'auto di Gianmaria Sabatini, fisioterapista di Villa Santa Maria, si è scontrata con un altro mezzo all'uscita dell'A14. Lutto cittadino per i funerali, appassionato di ciclismo, si era laureato un mese fa. E poi arriva anche arrivano delle cifre, schiaffi anche per la spesa all'ospedale 300 donne, violenze domestiche, dall'inizio dell'anno in pronto soccorso un caso al giorno, l'ultima vittima una giovane marocchina pestata e presa per il collo dal compagno. E poi il GIP gli vieta di avvicinarsi alla ragazza, scritte ingiuriose sulla porta e schiaffi all'ex fidanzata. Di taglio basso, piazza, 25 aprile, un'attesa lunga 9 anni. Residenti e operatori commerciali di via Aldo Moro ricordano al sindaco gli impegni assunti nel 2006. Sanità, 1.800 pazienti assistiti in un anno, la disoccupazione fa crescere i disturbi della personalità. I dati allarmanti del direttore del centro di salute mentale, droghe e problemi legati al lavoro acuiscono il fenomeno. E poi sabato in ospedale si parla di vaccinazioni al congresso della società di pediatria, il caso ovviamente è quello dei vaccini. Infermieri, c'è l'esposto in procura, collegio professionale alla paralisi, il presidente attacca alcuni consiglieri. La paralisi amministrativa istituzionale che da qualche mese accompagna il collegio degli infermieri, professionali, assistenti sanitari e vigilatrici di infanzia di Pescara è finita all'attenzione della Federazione Nazionale, del Ministero della Salute e anche della Procura della Repubblica. Il presidente del collegio, Gianluca Del Poeta, eletto a novembre 2014, si ritrova oggi con una maggioranza risicata che non riesce a portare avanti le attività inserite nel piano triennale. Lo abbiamo ascoltato, il collegio di Pescara rischia il commissariamento e questo esposto arriva proprio per salvare anche i giovani laureati. Vediamo. Un esposto alla Procura della Repubblica per denunciare la paralisi dell'IPASVI di Pescara. Si tratta del collegio infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia. Il collegio non è più in grado di deliberare tutte le attività amministrative, istituzionali, a favore sia della cittadinanza che degli iscritti all'albo del collegio IPASVI di Pescara. Ed è stato anche proposto di rimettere tutte le cariche in gioco per il bene del Collegio Basico di Pescara e per gli iscritti e quindi di ridistribuire tutte le cariche, ma gli stessi consiglieri che ripetutamente hanno boicottato le convocazioni ai consigli non hanno rifiutato la proposta, per cui adesso nel mese di ottobre la Federazione Nazionale dei Collegi Pasvi ha chiesto il commissariamento. Il Collegio di Pescara oggi rischia il commissariamento e le conseguenze si ripercuotono anche nei confronti dei giovani laureati. Le conseguenze, diciamo che c'è proprio il blocco dell'organo politico, quale il Collegio di Pasvi di Pescara. E spesso è capitato che non è stato possibile iscrivere i neolaureati all'albo. Ci è stato riferito che alcuni di loro hanno perso la possibilità di partecipare ai concorsi pubblici e ai bandi di assunzione. Quindi non è possibile
promuovere la crescita culturale della categoria infermieristica, perché anche il piano formativo deliberato in sede di consiglio direttivo ed in sede di assemblea ordinaria annuale è stato boicottato, tant'è vero che nell'ultimo consiglio è stato votato a sfavore per l'evento formativo che era già stato pianificato e programmato. Adesso noi abbiamo proposto un altro consiglio direttivo intorno a fine novembre, dove abbiamo rimesso all'ordine del giorno tutti i punti fondamentali per portare avanti le attività amministrative ed istituzionali, nonché anche le iscrizioni dei neolaureati, perché a fine novembre ci sarà un numero cospicuo di neolaureati che hanno bisogno subito di iscriversi all'albo. Ora parliamo di meteo, di Abruzzo Meteo, e lo facciamo con il nostro esperto Giovanni De Palma. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Francesca, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Sul giornale, sui quotidiani, questa mattina si parla del brusco calo delle temperature, si parla anche di un piano antineve che verrà subito messo in pratica proprio per il rischio delle gelate. Si parla anche di 15 gradi di abbassamento delle temperature, lo confermi? Sì, sarà un bel peggioramento quello atteso soprattutto nel fine settimana, perché se da un lato nelle prossime ore continueremo ad essere interessati da una bassa area di alta pressione che favorirà tempo stabile e prevalentemente soleggiato sulla nostra regione, tranne nebbia a parte ovviamente, nel corso della giornata di domani il tempo inizierà a cambiare, ma il peggioramento vero e proprio si concretizzerà soprattutto nel fine settimana e sarà preceduto da un intenso rinforzo dei venti dai quadranti occidentali o sud-occidentali che inizieranno a soffiare a partire da venerdì sera e ancor più nelle prime ore della giornata di sabato, con raffiche localmente anche superiori a 70, 80, 100 km orari, soprattutto sulle zone montuose e sul versante orientale della nostra regione, quindi nelle principali valli della nostra regione, quelle che si affacciano sul versante adriatico. Vento che inizialmente favorirà un temporaneo aumento delle temperature, perché il Garbino, così si chiama, favorirà appunto un deciso aumento termico, soprattutto sulla fascia orientale della nostra regione e nelle principali valli che si affacciano sul versante adriatico. Ma attenzione, perché già da sabato, quindi nelle prime ore di sabato, il tempo inizierà a peggiorare a partire dalla Marsica, dall'Aquilano. Ci saranno dei rovesci localmente a carattere temporalesco che inizialmente nella prima parte della giornata di sabato interesseranno soprattutto il settore occidentale, però poi entro sera la situazione cambierà, i venti occidentali saranno sostituiti dalle correnti settentrionali decisamente più fredde e qui ci sarà il sensibile abbassamento delle temperature, soprattutto tra sabato sera e la giornata di domenica, e ovviamente con l'arrivo dell'aria fredda sia nei bassi strati sia in quota ci sarà instabilità, quindi ci sarà spazio a delle formazioni nuvolose, dei rovesci, localmente anche a carattere temporalesco, che interesseranno anche il settore orientale della nostra regione, e si abbasseranno anche le nevicate che inizialmente sono previste sui rilievi, ma poi tra domenica e lunedì la quota neve potrebbe scendere anche lievemente al di sotto dei 1000 metri. Quindi una situazione questa, Francesca, si tratta di una perturbazione invernale, se così vogliamo, ma sarà anche piuttosto rapida, piuttosto veloce. Non sono previste copiose nevicate, se non altro sulle zone montuose, ci potrà essere qualche episodio nevoso a bassa quota, poi nei primi giorni della prossima settimana, assisteremo comunque a un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche, ci saranno più precipitazioni perché si formerà un minimo depressionario sulle regioni centrali, quindi cadrà la neve sui nostri rilievi, e ben venga la neve sui nostri rilievi, attualmente ancora spogli, senza neve, quindi questo è un buon segno anche per coloro, per gli amanti degli sport invernali, per gli operatori del settore, Francesca. Giovanni, prima di salutarci, come sempre ricordiamo tutti gli indirizzi per seguire le previsioni di Abruzzo Meteo. Iniziamo dal sito www.abruzzometeo.org e ringraziamo Claudio Di Giacomo in regia. Questo è il sito, la pagina ufficiale di Abruzzo Meteo, troverete i bollettini nel corso della giornata. E sottolineiamo sempre le quattro telecamere sulle quattro province abruzzesi, eccole qua sulla destra, per monitorare il territorio in tempo reale. Suggeriamo anche due profili Facebook, uno si chiama proprio Abruzzo Meteo, eccolo qua, e troverete tutto quello che è presente sul sito internet, bollettini, peggioramenti e situazioni di allerta. E suggeriamo anche il profilo personale di Giovanni, perché qui troverete qualche curiosità in più. Intanto la foto scattata alle prime luci dell'alba, dove Giovanni De Palma registra anche i gradi per far capire un po' qual è l'inizio di giornata, e ricordiamo scattata da Montesilvano. E poi sulla pagina troverete anche gli strumenti di rilevazione meteo utilizzati da Giovanni,
per tutti gli appassionati che in qualche modo vogliono avvicinarsi al meteo con tutte le spiegazioni. Un'altra cosa importante che troverete su questa pagina è anche la segnalazione degli utenti, foto o video che vengono postati sulla bacheca di Giovanni per segnalare qualche situazione. E questo è ottimo da un lato per Gianni De Palma per avere sotto controllo la situazione e dall'altra per tutti gli utenti che sono connessi alla pagina e quindi quando si muovono possono viaggiare più sicuri e più informati. Giovanni, io ti ringrazio come sempre per il tuo intervento che torna puntuale domani mattina alle 7:20 e ti auguro buona giornata. Grazie Francesca, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Grazie a Giovanni De Palma di Abruzzo Meteo. Torniamo sulle pagine del centro, si parla di scuola e formazione. Ecco cosa cambia. L'impresa oggi si simula in classe. Al via i progetti di didattica e lavoro. Si cercano aziende pronte a collaborare con istituti e licei. Al Tito Acerbo c'è l'alternanza istruzione e lavoro, il dibattito con Confindustria. E poi appuntamento oggi allo scientifico Da Vinci con il governatore, sindaco e politici nell'assemblea studentesca. Campagna Amica è da domani in 3 istituti merenda a chilometro zero. Poi mai avuti i rimborsi dopo i danni dell'alluvione. I titolari della Dominio Ricambi e altri operatori commerciali al confine tra Pescara e Villaraspa temono nuovi pericoli e questo è il grido di aiuto. A Porta Nuova ha ripulito il giardino di Piazza Gru e stop al degrado dopo la segnalazione dei residenti al comune. Consiglio comunale aperto sul mercato dei senegalesi. Siamo a Pescara entro lunedì. Operatori e residenti possono prenotare il proprio intervento alla seduta del 26 novembre, richiesta dal centrodestra, contrario alla nuova area, quella dell'area di risulta. E poi l'ex circoscrizione dei Colli, asta d'arte per il centro Cetacei. 3 giorni di eventi fino a domenica per i 30 anni della struttura. In via Vezzano, Parco Michetti, al via La Bonifica, cominciati i lavori di falcio dell'erba e presto si interverrà anche sui giochi. A Montesilvano quanto costa la spazzatura? Scatta la corsa contro la paralisi. Appalto da 10 milioni per i rifiuti di 16 comuni. Montesilvano, Città Sant'Angelo, Spoltore, Cappelle e altri 12 si uniscono per lo smaltimento degli indifferenziati e sventare il blocco alla fine dell'anno. E poi di taglio basso le logge massoniche si radunano in città. Dal Gran Ballo alla solidarietà arrivano anche l'ex direttore della CIA e un vescovo ortodosso. Via Lazio, discarica bruciata sulle scale, il comune non interviene. Partono i lavori in 4 strade contro gli allagamenti. Montesilvano apre il cantiere dietro alla Pineta per realizzare nuove condotte. Cozzi parla e dice così cerchiamo di abbattere i disagi per i residenti dopo anni di incuria. E poi ancora cade nel capannone e finisce in ospedale. Di taglio basso, distretto ASL, servono certezze. Montesilvano, la Sclocco scrive a Damario, basta ai disagi per i cittadini. E sfogliamo ancora le pagine del centro e adesso ci occupiamo di Francavilla, in strada i disabili con i cartelli per salvare la piscina. Pazienti, familiari e operatori dell'Istituto Santa Caterina tornano a protestare, ci serve la vasca per la riabilitazione. Rifiuti abbandonati, via i controlli a Francavilla, giro di vite del comune e della Cosvega per scoprire gli incivili. San Giovanni Teatino, tornano i controlli dell'udito, 2 giorni di visite tra i negozi. E poi di taglio basso a Manopello il cimitero del centro storico, pulito dopo i lavori. Facciamo una piccola pausa per la pubblicità e poi torniamo per la seconda parte della nostra rassegna stampa tra poco. Seconda parte della nostra rassegna stampa, ora andiamo a Penne dove si parla di crisi del lavoro, la Brioni Italia, ora si rischiano 50 esuberi. Allarme a Penne per il nuovo piano del colosso dell'alta moda, i rappresentanti dei lavoratori si appellano al sindaco. E poi Maiella e Morrone, una nuova protesta, le lavoratrici sotto la regione vogliamo salvare i nostri posti. Bussi sul Tirino, il sindaco querela la consigliera di SEL. E poi ospedale di Penne, la chiusura del punto nascita, sospiri, accusa.
Andiamo a Chieti, il camorrista con la pensione di invalidità. Il boss Maiardo aveva tentato di comprare un'attività in città e parlava al telefono soltanto nei centri commerciali e arrivano nuovi particolari dopo l'arresto. Le reazioni, le preoccupazioni di Ranalli, una presenza inquietante. E poi l'iniziativa dell'associazione Città Viva torna tipicamente sul Mona, una serata dedicata alla degustazione di prodotti a chilometro zero. Cambiamo e andiamo ora a leggere le pagine del Messaggero. Da qui si riparte dall'Aquila, il Parco della Memoria, acqua protagonista. Entro fine dicembre partiranno i lavori nella zona compresa tra via Campo di Fossa e piazzale Paoli in ricordo delle 309 vittime. Il 6 aprile di ogni anno l'acqua riprenderà a zampillare dalla fontana come segno della rinascita della città. Il sindaco Cialente ha dichiarato a Natale il rendering del progetto esposto ai cittadini aquilani che potranno esprimere la propria opinione. Si parla di legge di stabilità precari, il via libera alle proroghe in deroga. Commissione Grandi Rischi stamane, l'atteso terzo grado di Cassazione. La Suprema Corte esaminerà i ricorsi contro l'assoluzione di 6 dei 7 componenti. E poi di taglio basso, bollette, progetto casa, riesplode la rivolta. La Pellegrini del comitato non vogliamo più pagare per le inadempienze del comune. Statale 17 riesplode il nodo sicurezza. Pietrucci dichiara la strada San Pio Navelli Bussi va totalmente ammodernata con un allargamento della carreggiata. Il governatore D'Alfonso ha stimato in 150 milioni la cifra necessaria per il tratto da Barisciano a Bussi. Per il lotto C della variante sud disponibili 48 milioni di euro, ma non c'è ancora l'accordo dei sindaci. E poi il volto amaro della città di Alecci e Trifuoggi, la discussione, dichiarazioni che devono condurre all'avvio di una riflessione rinnovata sulla cittadinanza. Cialente chiede di bonificare la sua auto. Il sospetto è che lo strano furto sia servito per altri scopi. Emergenza lavoro, la regione si muova. L'appello dei sindacati, 4.500 persone in cassa integrazione e per 1.000 aziende non ci sono più ammortizzatori sociali. Serve subito un tavolo tecnico, bisogna attrarre investitori nella zona della Marsica che è stata ormai dimenticata. Fegatilli, Tancredi, Paliani, assieme all'assessore Alessandra Cerone, sono critici verso le istituzioni. E poi Maiardo, il boss, aveva la base in città. Sulmona, il fondatore del clan di Giuliano, sarà interrogato oggi in rogatoria dopo l'arresto. Tanti agganci sospetti. A Pescara la City, una super perizia sulla variante. Improvvisa accelerazione nell'inchiesta sul complesso edilizio, candidato ad ospitare gli uffici della regione. Gli indagati sono 14. L'urbanista, incaricato dai PM Mantini e Di Serio, deve valutare la regolarità del cambio di destinazione concesso dal comune. Nel mirino della procura un affare da 42 milioni. Tutto ruota sul rispetto dei limiti imposti dal piano di sicurezza dell'aeroporto. E poi calici, dune, teatri, quelle opere bruciate dal muro contro muro. Quando l'arredo urbano si piega all'autocelebrazione, il Ponte del Cielo, ultimo tassello di una storia di veti incrociati. E poi Teatro Michetti Ottar, il sindaco riflette. Alessandrini dichiara: aspetto le motivazioni, ma in giunta c'è chi spinge per lo scontro. Da un lato infatti si parla di fare ricorso al TAR per la realizzazione del Ponte del Cielo, dall'altra invece di destinare la cifra che era per il Ponte del Cielo al Teatro Michetti, che si trova sempre in centro a Pescara. E poi barricate contro il mercato etnico. In via De Gasperi nasce un comitato di residenti che si oppone al trasloco delle bancarelle degli stranieri dall'area di risulta. Sicurezza e decoro, le nostre ragioni, non siamo razzisti. Nel Consiglio Comunale straordinario del 26 novembre ci faremo sentire. La zona individuata dal comune scatena l'opposizione, siamo già invasi da prostitute e clochard. E poi nessun colpevole, i misteri di Pescara, gli indizi deboli, il GIP archivia anche l'assassinio di Italo Ceci. Massoneria Montesilvano, le logge del Mediterraneo, una convention domani, il via alla riunione organizzata dal gran sovrano pescarese Fernando Rucci. Due giorni di mondanità e convegni tra i presenti, l'ex direttore CIA e un vescovo.
E poi su Chieti il dramma di una famiglia, il padre è anche indagato. L'uomo ha provocato inconsapevolmente la morte della moglie e della giovane figlia. Secondo le indagini, la piccola utilitaria avrebbe invaso la corsia opposta di marcia. I due feriti, sentiti per pochi istanti all'ospedale, non ricordano cosa sia accaduto. Destino crudele la disgrazia dopo la visita rimandata. Santa voleva a tutti i costi accompagnare la madre all'Aquila. Il rapino è sotto shock. A Chieti parte il Cioco Festival, il weekend più dolce. Sta per cominciare con qualche ora di anticipo. Scatterà infatti domani mattina con il taglio del nastro alle 11 su Corso Marruccino, dove, superato l'incidente diplomatico con gli ambulanti del venerdì, apriranno 51 stand con tante di quelle golosità da leccarsi i baffi. E ieri è stato proprio presentato il cartello di questa tre giorni dedicata al cioccolato. Vediamo tutto nel servizio di Paolo Renzetti. Assessore Di Biase, torna Cioco Festival a Chieti, diceva in conferenza stampa, l'obiettivo è quello di portare gente a Chieti da fuori città. Certo, l'obiettivo principale e finale è quello di rivitalizzare questa città, ma penso sia un fatto puramente numerico, cioè non si può vivere o sperare di vivere in maniera autarchica, anche solo di popolazione propria. L'obiettivo è quello di ridare a Chieti il ruolo che merita, quello di una città capoluogo che ha delle attrattive culturali da visitare e anche delle grandi attrattive commerciali, e ridare quindi, dando a Chieti questo ruolo da protagonista, vuol dire attrarre numericamente il numero più alto di persone che vengono da fuori la città, ma noi ci auguriamo non solo da fuori la provincia ma anche da fuori l'Abruzzo. Noi non vogliamo piegarci alla crisi economica, i comuni in questo momento stanno soffrendo, ma stiamo dando tutto il supporto tecnico e logistico a chi ce lo chiede. Abbiamo pianificato una serie di manifestazioni che iniziano col Cioco Festival, continueranno con lo Street Food, col Teatro Winter Festival, e noi metteremo a disposizione tutta la parte antica della città da far visitare, in maniera che finalmente si vedrà la sintesi dei vari settori di questa città: commercio, manifestazioni, cultura e turismo. Frontale sulla 14, giovane muore sul colpo. L'incidente sulla rampa di accesso all'autostrada. Il terribile schianto causato da un sorpasso azzardato. La vittima è Gianmaria Sabatini, 26 anni, di Villa Santa Maria. Si era laureato da poco e andava a trovare la fidanzata. Il ragazzo adorava lo sport e le bici. Il ricordo del sindaco, l'ho visto crescere, è un dolore enorme per il nostro paese. E poi Rocca Spinalveti si finge medico dell'ASL per entrare in casa e deruba un'anziana. È stato arrestato. Sottratte circa 2.500 euro custodite nel comò della camera da letto. A Lanciano, auto incendiate, la coincidenza dei proprietari di locali pubblici. A Teramo, università premiata dall'Europa per la ricerca. Biotecnologie riproduttive, idea nata ben 35 anni fa. Il magnifico rettore Luciano D'Amico ha dichiarato: crescita importante, creeremo un corso internazionale per i dottorandi. L'Ateneo inserito nella partnership comunitaria. Sono in arrivo 800.000 euro, un salto in avanti. È stata premiata per la ricerca nel settore delle biotecnologie riproduttive e grazie a un progetto iniziato da 35 anni, il professor Mattioli, l'Ateneo Teramano si è aggiudicato un bando europeo da ben 3,5 milioni di euro. E allora sentiamo le dichiarazioni nel servizio di Elisa Leuzzo. Selezionato fra oltre 1568 progetti, denominati Reti per una formazione dottorale innovativa, il progetto ha ottenuto un finanziamento complessivo da oltre 3,5 milioni di euro, 800.000 dei quali destinati alla sede di Teramo. Questa è una sfida straordinaria, perché aver ottenuto un finanziamento sul programma Horizon 2020, un finanziamento di questo dottorato, colloca l'Università di Teramo nel gruppo delle università europee che fanno ricerca di qualità, e in quel gruppo che probabilmente in futuro riuscirà a dire molto sulla produzione scientifica. Nasce da una collaborazione con quattro sedi europee: la Spagna, l'Università di Murcia, Ghent, Bonn e Dublino. Ed è una cordata che è stata sostenuta anche da dei collaboratori ancora di altri contesti. C'è un giapponese che così conosciamo da tempo, Harvard University e anche qualche altro centro in Francia. Consolida una linea di formazione che noi abbiamo,
Forse sapete che abbiamo un corso in biotecnologia della riproduzione che è l'unico, è stato in origine l'unico in Europa e sicuramente l'unico in Italia. Questo dottorato internazionale cresce su questa base e quindi è sulle biotecnologie riproduttive e però salta di livello perché diventa decisamente internazionale. Gli studenti, i dottorandi che parteciperanno vengono da tutto il mondo. Oltre a questo progetto importante per l'Ateneo Teramano ce n'è un altro fresco proprio ieri sera, è arrivata la notizia. Ieri sera il Ministero ha assegnato le risorse per il finanziamento delle attività post laurea, dottorandi, borse di ricerca, assegnisti, e a fronte di un taglio del sistema di quasi il 15%, l'Università di Teramo è stata premiata, siamo decimi nella classifica della premialità su 81 università statali, è stata premiata con un taglio contenuto al 3,9%. Oltre a questo finanziamento il Ministero ci ha anche assegnato, ieri ci è arrivata la comunicazione, i fondi per l'internazionalizzazione e per la mobilità studentesca. E anche in questo caso la situazione è straordinariamente positiva. Siamo passati da 54.000 euro due anni fa a 164.000 euro lo scorso anno a 188.000 euro quest'anno. Ed ora andiamo a Giulianova, tre assessori ai partiti, Mastromauro si salva. Il sindaco aveva minacciato le dimissioni, avrà due esterni con Di Giacinto sacrificato. La Verdecchia rimette la delega al suo gruppo e se conferma la decisione potrebbe arrivare Ragni, intanto il PD amaramente dovrebbe rinunciare ai due posti promessi. E poi sempre a Giulianova la piccola Caritas, sbloccati gli stipendi ai dipendenti. A Silvia arrestato trentenne per furto di biciclette. L'area marina del Cerrano, D'Orazio ricorre al TAR. Continua la telenovela per il controllo dell'area marina protetta Torre del Cerrano, con Benigno D'Orazio, indomito lottatore, in attesa di trovare il suo giudice a Berlino. L'ex presidente e commissario del Parco Marino non ha infatti chinato la testa dopo la sua sostituzione, facendo ricorso prima al Tribunale Amministrativo Regionale e poi al Consiglio di Stato, che martedì 17 novembre avrebbe dovuto esprimersi e invece no. A Palazzo Spada, preso atto dei nuovi motivi di presunta illegittimità presentati da D'Orazio al TAR, hanno deciso di rinviare la loro decisione e dunque si torna all'Aquila con il TAR che potrebbe pronunciarsi il prossimo 16 dicembre. E allora noi siamo andati a sentire nel nuovo consiglio d'amministrazione qual è stata la reazione a questo ricorso al TAR. Vediamo. Quali sono gli sviluppi ad oggi sul ricorso presentato dall'ex presidente dell'MP? Intanto i fatti che vengono portati in tribunale ci dimostrano insomma che c'era una ragione nelle azioni portate avanti, c'era una normale scadenza del CDA, quindi un normale rinnovo. In questi ultimi giorni anche soddisfazione per la nomina di un amministratore nuovo anche alla società Trade. Una società Trade che, come sapete, è il braccio operativo del Parco Marino, che si occupa di tutte quelle attività di promozione più commerciali. Noi dal primo momento abbiamo iniziato a lavorare ignorando qualsiasi tipo di condizionamento, quindi lo stiamo facendo col massimo impegno, cercando di mettere mano a una serie di problematiche che erano lì disattese, quindi problemi sia piccoli che grandi problemi, come ad esempio il regolamento di attuazione dell'area marina protetta, che regola tutte le modalità delle attività nell'ambito dell'area marina protetta. Il regolamento è giacente presso il Ministero dell'Ambiente e quindi noi abbiamo accelerato l'iter perché vogliamo attivarlo prima della stagione estiva, quindi per la primavera vorremmo renderlo già esecutivo il regolamento. Contenzioso questo sull'MP e sul nuovo presidente, il nuovo CDA, che sta portando via del tempo, no, alle azioni da poter fare. Sì, sta portando via tempo e denaro ai due comuni, all'area marina protetta, e soprattutto rallenta anche ciò che dovrebbe essere il lavoro ufficiale dell'area marina protetta. Però dal 1 ottobre finalmente abbiamo il nuovo CDA, che possa piacere o non piacere, però è stato eletto in maniera democratica e quindi loro, sebbene tra mille vicissitudini, stanno svolgendo egregiamente il loro lavoro. Ora apriamo
Voltiamo la pagina dello sport. Dall'Under 21 al Pescara, il centrocampista si racconta. Mandragola, il talento nato tra i vicoli. A 18 anni gioca come un veterano. A Napoli si cresce molto in fretta. E poi duello per un posto a centrocampo. Torreira, Rolando è straordinario. D'Aversa, Virtus Lanciano, ti voglio più concreto, questo è l'appello del tecnico, oggi allenamento a San Giovanni Teatino, poi la partenza per Chiavari. Dobbiamo essere continui e concludere a rete con maggiore cattiveria. L'Aquila, Cosentini difensore, altra intuizione di Perrone, da mediano centrale nelle retrovie, la stessa trasformazione che il tecnico ordinò a Bonucci a Viterbo. E poi il Serie D, il Giulianova può schierare Straccia. Passiamo ora alle pagine del Messaggero, sempre dedicate allo sport, e apriamo sempre ovviamente con la Serie B. E ricordiamo che questa settimana il Pescara giocherà venerdì e noi ovviamente seguiremo la diretta, sempre con Diretta Stadio, venerdì ovviamente alle 20:30. Allora, torniamo alle pagine del Messaggero dedicate allo sport e iniziamo dal Pescara. Eccoci qua, Torreira, mi manca il gol, il centrocampista uruguagio è tornato titolare a Como, sto vivendo un sogno, il momento difficile è alle spalle, per essere felice mi manca solo riprendere a segnare. La Samp, non tiro indietro la gamba, voglio la col Pescara. E poi l'avversario, problemi in difesa per Tesser, ancora Pavone in Uruguay a caccia di talenti. D'Aversa, tranquillo? No, ma credo nella Virtus. Il nuovo modulo ha portato miglioramenti in attacco, ma ora dobbiamo diventare più concreti. Teramo, serve più cattiveria, siamo in Lega Pro, ma Dio prepara la gara del rilancio, ma intanto si ferma anche Brugaletta. Il problema Vivarini verso Rimini con la difesa a pezzi. E poi non riesce l'impresa alla Progeri Teatini nel recupero, sconfitti 80-72 a Mantova, malgrado la grande serata di Ebbot in attacco. Chieti paga una panchina troppo corta, decide un blackout alla fine del terzo quarto. E infine Giulianova, ok per Straccia, in prova Bernardini. E Perrone vuole rivedere l'Aquila nel derby, siamo in Lega Pro. L'Aquila, il tecnico Carlo Perrone, è ancora indeciso sul sistema di gioco da opporre sabato alle ore 15 alla Maceratese. Ieri, sul terreno di gioco di Villa Sant'Angelo, nella partitella infrasettimanale contro il new team Pizzoli, l'allenatore dell'Aquila ha testato sia il 3-5-2, che benissimo ha fatto contro il Teramo, che il 4-4-2. Il nodo principale, a quanto è parso di capire, è proprio nella scelta di quanti uomini giocheranno in mezzo. E allora con lo sport concludiamo la nostra rassegna stampa. Prima di salutarci ricordiamo che l'appuntamento con l'informazione del TG6 arriva nella prima edizione alle ore 14 e invece la rassegna stampa di Mattino 6 torna domani mattina puntuale alle 7. Buona giornata.